Certo! Ehi, Sharpie, come hai sistemato bene questo posticino? Per te, io sono il direttore Sharp. Bulls. Ehi, Frankie, come vanno la moglie e i figli? Vi sono mancato? Chiudi il becco. C'è qui un sacco di gente che vuole parlarti. Davvero? Non mi dà fastidio camminare. Ehi, non così, ragazzi. Mi rovinate il vestito. Sbattete fuori quello schifo di relitto umano. Direttore, c'è qualcosa che non va. Vado con lui. Il commissario Gordon è già qui. Sì, signore. La sta aspettando giù in sala di consegna. È arrivato prima di lei. Sharpie, adora le telecamere. Ehi, Sharpie, hai il mio profilo migliore? Sono tutti bellissimi, no? Voglio richiuso una volta per tutte. Se riesci ancora. Ma tu guarda quanta sicurezza. Come fa un povero Cristo a uscire da qui? Le guardie disponibili per oggi. Nuovo paziente nell'ingresso della terapia intensiva. Il personale non necessario deve evacuare l'area. È sempre un piacere tornare nella mia dolce azienda. Inizia la scansione. Inizializzo scansione. Sai cosa? Io preferivo la buona vecchia ricerca delle cavità. Molto più. Luce rossa. Diversi oggetti vietati. Perquisite ancora Joker. Non è il paziente. Che cosa hai portato dentro, Batman? Dai, dimmelo. Batarang? Batardigli? Scanner verde su Joker. Aprite il cancello, fatelo uscire di là. Voglio che sia sempre nel mirino. Non perdetelo di vista. Avremo tempo anche per te più tardi, Cash. A proposito di tempo, tic-toc. È un coccodrillo quello che sento. Che cosa c'è, dottore? Mi aggiunga per domani alle 4. Abbiamo un sacco di tempo da riprendere. Ok, Apple. Statemi dietro! Salve, paziente nuovo. Qui è Quincy Sharp, direttore del manicomio Nia. Il mio spettacolo preferito! Quando Amadeus Arkham trasformò la sua scuola in gestione studio, pochi immaginavano che sarebbe diventato un centro di analisi e riabilitazione psichiatrica per pazzi criminali di livello nazionale. Joker! Capo, hai sentito parlare di Joker? Sì, ci vediamo presto, capo! Zitto! E capi? Ti dico... Joker! All'interno delle strutture federali, lo stato dei cavi è discutibile. In quello sfortunato incendio i miei uomini potevano farsi male. Devo andare a controllare il prigioniero, agente Bolz. Va bene, ma sii veloce! Seguo le procedure. Il paziente si presenta in condizioni soddisfacenti. Avrebbe riportato ferite minori, si ritiene, nelle ultime due ore. Sembra che ci sia... Devi misurarmi la febbre? Non vedo l'ora di abbassare le montagne. È tutto vostro. Portatelo fuori di qui. È a posto. Aprite la porta. Paziente di classe 9 in transito. Sistema di pacificazione attivo. Autorizzazione di sparare per uccidere accordata. Beh, avete sentito cosa ha detto la signora? Abbiamo un altro psicotico in arrivo.
La senti l'eccitazione nell'aria? No? Deve essere stata una delle guardie, allora. Rock, vecchio mio, sei tu, vero? Prepariamoci. Tenete sempre le armi puntate. Sembra arrabbiato. Che cosa fa? Sento il tuo odore, Batman. Ti darò la caccia. Accendi il collerino, quella bestia va contro l'altro. Porta quella cosa fuori di qui. Sarà un inutile collerino a impedirmi di ammazzarti, Batman. Stranderò via la carne. Mangerò anche le ossa. Adesso che ci penso, devo assolutamente procurarmi un paio di scarpe nuove. Ok, muovetevi. State fermi! Come mai hanno fatto passare Batman Tanta dalla sicurezza? Serata per una festa! Non dove vai tu. La notte è giovane, Batman. Ho ancora un paio d'assi nella manica da giocare. A proposito, non trovi strano che sia bastato un incendio a Black Gate per trasferire qui qualche centinaio dei miei uomini? Pensavo di averti detto di stare zitto! Oh, Frankie, dovresti imparare a tenere chiusa quella bocca larga che ti ritrovi. O finirai nei guai. Dimmi una cosa. Non ti sei mai lasciato catturare così facilmente. Che cos'è che vuoi veramente? Ah, niente di che. Solo qualche centinaio di morti tra atroci sofferenze. Il modo più orrendo per concludere un'inutile esistenza. E tutto grazie a te e a una scatola di fiammiferi. Ho risposto alla tua domanda? Tutti i pazienti devono evitare contatti con i detenuti provenienti dal carcere di Blackgate. Che cosa fa? Sta dove sei! Prendi una torcia! Illuminalo! La loro presenza in istituto è temporanea. E ripeto ancora una volta. Cosa? Non ti fidi di me! Il nostro ospite è arrivato. I piani inferiori della terapia intensiva sono attualmente a livello rosso-alfa. E così sei tornato. Hai ammazzato 3 dei miei uomini l'ultima volta che sei scappato. Solo 3? Mi assicurerò di andare molto più sul pesante la prossima volta. Che ne dici di puntare a 100? Seratona, Jim. Joker fa irruzione in municipio, prende in ostaggio il sindaco e mi molla la gestione delle squadre anticrimine, i media e te. Sì, è stata una bella nottata. Speriamo che sia l'ultima con lui. Sì, certo. Mi spiace.